dal libro dei giudici. Jefte fece voto al Signore e disse: «Se tu consegni nelle mie mani gli ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dagli ammoniti sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto». Quindi Jefte raggiunse gli ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle sue mani. Poi Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscirgli incontro la figlia con tamburelli e danze. Appena la vide si stracciò le vesti e disse: «Figlia mia, tu mi hai rovinato». Ella disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli ammoniti, tuoi nemici». Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù riprese a parlare in parabole ai capi dei sacerdoti e agli anziani e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: «Ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. E disse ai suoi servi: «Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: «Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale?» Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». È la storia del re che fece una festa di nozze per il suo figlio, che è l'immagine del padre che ha predisposto per tutta la famiglia umana una meravigliosa festa di amore, di comunione intorno al suo figlio unigenito. Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l'abito nuziale. La gente veniva come era vestita, come poteva essere vestita. Non indossava abiti di gala, ma gli davano all'entrata una specie di mantellina, un regalo. L'abito nuziale, questa mantellina, che è un dono, un regalo, simboleggia la misericordia di Dio che ci dona gratuitamente la grazia. Senza grazia tu non puoi fare un passo nella vita cristiana. Tutto è grazia. Non basta accettare l'invito a seguire il Signore, occorre essere disponibili a un cammino di conversione che cambia il cuore.